Nella prima ora cerchiamo di innanzitutto di continuare con, se vi ricordate, noi stavamo ripassando i grafici di funzioni elementari e avevamo ripassato il grafico di seno, coseno, arcoseno, arcoseno. Andiamo a ripassare anche il grafico della funzione tangente e poi quello della funzione arcotangente. La tangente è definita come seno su coseno. Il suo grafico, la tangente è una funzione periodica di periodo di greco. L'altra volta avevo accennato che il seno e il coseno sono funzioni periodiche di periodo 2π greco. Quindi io ho che la tangente di x più k volte π greco è uguale a tangente di x, e questo vale per ogni k appartenente a z. Basta anche mettere k uguale a 1, se io specifico che tangente di x più π greco uguale a tangente di x. Poi usando ripetutamente questa uguaglianza posso ottenere questa uguaglianza che ho scritto qui. Oh, perché il periodo della tangente è soltanto π greco? È perché quando io aumento di π greco l'argomento, il seno e il coseno cambiano segno. Se vi ricordate. Oh, se vi ricordate, come si calcolano seno e coseno di x? Allora, questa è la circonferenza unitaria, x non è altro che la lunghezza dell'arco, questo è x, e il seno di x è la lunghezza di ph, ok? Allora, ph è uguale a seno di x, mentre invece OH è il coseno di x. Allora, abbiamo accennato l'altra volta alle formule che legano seno e coseno degli archi associati. Gli archi associati sono questi. Il grafico è alquanto approssimativo, ma più o meno. Allora, questo lo chiamo x, o l'angolo o l'arco è la stessa cosa, li identifico. Questi sono diciamo gli archi e gli angoli si indicano con delle unità adimensionali matematiche. Quindi chi è questo angolo qua? Chi è quest'angolo qua? Quest'angolo qua è pi greco meno x. Perché pi greco meno x? Beh, se x, se questa lunghezza è pari a x, quest'altra lunghezza per simmetria pure è pari a x, e quindi questa qua è uguale alla lunghezza della semicirconferenza che è pi greco meno x. Quest'altro angolo qui invece, se voglio arrivare fin qui, è π greco più x. Se voglio andare da questa parte devo fare 2π greco meno x, oppure se faccio il giro dall'altra parte devo fare meno x. Allora, come vedete, siccome
P', questo punto è diametralmente opposto rispetto all'origine, il seno e il coseno di greco più x è uguale a meno seno di x, così il coseno di greco più x è uguale a meno coseno di x. Questo perché vi ripeto, diciamo, l'ordinata di P' e la scissa di P' rappresentano il seno e il coseno, e però hanno un segno. In questo caso, come quelle di P avevano segno positivo perché stavamo nel primo quadrante, quelle di P' hanno segno negativo perché stiamo nel terzo quadrante. Però in generale, qualunque sia x, succede che, anche se x non stesse nel primo quadrante, succede che seno di π più x è sempre uguale a meno seno di x, coseno di π più x è sempre uguale a meno coseno di x. Questo per le relazioni che intercorrono tra gli assi associati. Quindi cosa succede? Che quando vado a calcolare però la tangente è il rapporto seno su coseno, e quindi cambiando segno sia numeratore che denominatore, la tangente invece rimane uguale. Allora, per fare il grafico della tangente, mi basta, diciamo, fare il grafico della tangente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Ok? Perché mi basta fare il grafico della tangente in questo intervallo? Perché poi, essendo la tangente periodica di periodo pi greco, prendo questo pezzo di grafico e lo ripeto con lo stampino, lo traslo verso destra di pi greco, lo ripeto tante volte. Allora, il grafico, se lo andiamo a fare, ha un andamento di questo tipo. Allora, vedete, poi ovviamente il grafico si ripete periodicamente, qua il grafico si ripeterà un'altra volta e similmente da questa parte. Più o meno, tenete conto che non sono un bravo disegnatore. Quindi qua, se qua siamo a 0, qua saremo pi greco, e qua saremo meno pi greco. E così via. Allora, si possono fare varie osservazioni sul grafico. Allora, non tutte le possiamo dimostrare adesso. Un'osservazione che si può fare è che il grafico è definito per x diverso da y, diciamo x non appartenente all'insieme di pi greco mezzi più k pi greco al variare di k appartenente a 0. Cioè, in tutti i punti del tipo pi greco mezzi, meno pi greco mezzi, 3 pi greco mezzi e così via, la funzione tangente non è definita, per il semplice fatto perché il coseno è 0. Quindi sono zeri, annullano il coseno. Allora, se annullano il coseno, il rapporto non lo so. Però scopriamo che se io mi pongo, per esempio, consideriamo l'intervallo di riferimento meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. In questo intervallo cosa succede? Che se io prendo un numero poco più grande di meno pi greco mezzi, cioè la circonferenza unitaria mi trovo qua praticamente, perché meno pi greco mezzi siamo qua, quando vado a fare il seno e il coseno, a questo punto qua che seno ha? Negativo vicino a meno 1, mentre il coseno è positivo e vicino a 0. Quindi quando vado a fare il rapporto mi viene molto negativo, però mano a mano che x aumenta, scusate, qua, mano a mano che x aumenta, vedo che è sempre negativo, ma
diminuisce in valore assoluto, quindi la funzione sta crescendo. Quando arrivo a 0, il seno vale 0 e il coseno vale 1, quindi la tangente di rapporto vale 0, e poi simmetricamente, perché la tangente è una funzione dispari, tangente di meno x è uguale a meno tangente di x. Per quale motivo? Quando ci metto meno x al posto di x, sia in seno che in coseno, sia nell'argomento del seno che nell'argomento del coseno, cosa succede? Il seno cambia segno, il coseno no. Quando io passo da x a meno x, vedete, l'ordinata cambia segno, la scissa no. Quindi cosa succede? Che la tangente, essendo quel rapporto, cambia segno, perché il numeratore cambia segno, il denominatore no, il rapporto cambia segno. Quindi si usa dire che questa funzione, soddisfacendo questo tipo di relazione, questa relazione è f di meno x uguale meno f di x, questa è la relazione che identifica le funzioni che si chiamano dispari, cioè sono le funzioni che quando vado a calcolare il meno x mi danno il valore che c'era in x, però ho cambiato di segno. Se non cambiasse di segno, per esempio la funzione coseno, coseno di meno x è uguale a coseno di x, in quel caso si dice che la funzione è pari. Se non male nessuna delle due relazioni, si dirà che la funzione non è né pari. Ok? La tangente è una funzione dispari. Essere una funzione dispari significa che il grafico della tangente è simmetrico rispetto a questo punto. Cioè, se io prendo questo pezzo di grafico e giro di 180 gradi attorno a questo punto, questo pezzo di grafico si va a, esattamente a sovrapporre all'altro pezzo di grafico. Lo stesso questo, se faccio la simmetria rispetto all'origine, mi va a finire su questo ramo qui, però lo lasciamo. Ok. Va bene. Quindi questo è il grafico della funzione tangente. Allora, la tangente localmente è una funzione crescente, che significa che se io mi metto in un punto, è chiaro che, insomma, sarà, lo dimostreremo quando faremo per esempio le derivate, quindi calcoleremo la derivata della tangente. Comunque, insomma, è possibile vedere che in ogni punto c'è un intorno nel quale la funzione effettivamente sta crescendo. Però la tangente non è una funzione crescente. Che significa che non è crescente? Che, per esempio, se passo da questo punto qui del dominio a quest'altro punto qui del dominio, vedete, qua la funzione aveva un valore positivo, qui la funzione ha un valore negativo. Chiaro? Se io mi limito solo a un ramo della tangente, per esempio limito il grafico in questo intervallo, oppure in questo intervallo, oppure in questo intervallo, è chiaro che in tutti questi intervalli la funzione è crescente. Però crescente cosa significa? Che x1 minore di x2 implica f di x1 minore o uguale, per esempio, di f di x2. In questo caso è si dice debolmente crescente perché c'è anche un qua. Si direbbe strettamente crescente se ci fosse anche il minore stesso. Quella implicazione là non male, perché allora io prendo questo come x1, questo come x2, e vedete che qua la funzione è più grande e qua la funzione è più piccola, quindi non è crescente, eppure localmente cresce dappertutto, perché in questo punto sta crescendo, in questo punto sta crescendo, in questa zona sta crescendo, in questa zona sta crescendo, in questa zona sta crescendo, ma complessivamente non è vero che sia crescente. Questo perché? Perché improvvisamente qua la funzione aveva valori sempre più grandi positivi, e invece da quest'altra parte c'è un valore molto negativo. Vedremo che il comportamento della funzione qui e qui, per esempio, lo scriveremo in questo modo, che il limite, quindi questa cosa qui abbiamo detto che non male, il limite per x che tende a pi greco mezzo da sinistra di f di x è uguale a più infinito. Allora, noi i limiti di funzione li vedremo giovedì. Però si può capire che significa? Significa che se mi avvicino a pi greco mezzi
dalla parte sinistra la funzione, dalla parte sinistra significa cioè i valori di x saranno del tipo pi che con mezzi meno epsilon con epsilon così. Quindi se mi mantengo a sinistra di pi che con mezzi e mi avvicino a pi che con mezzi, i valori della funzione f diventeranno sempre più grandi e vedremo, secondo la definizione, tenderanno a più. Se invece il limite lo faccio dalla parte destra, pi greco mezzi, oppure potrei farlo in meno pi greco mezzi o in meno 3 pi greco mezzi, dove lo facciamo, o lo faccio qui o lo faccio qui o lo faccio, scusate, qui è la stessa cosa. Quando vado a fare da destra la mia funzione tende stavolta a meno infinito, vedete, io vado qua da destra e se mi ci avvicino dalla parte destra il limite della funzione sarà meno infinito. La definizione precisa la daremo di questo tipo di limite, la daremo precisa. Però si buca. Ora, che cosa succede? Come faccio io a invertire questa funzione? Adesso diciamo che più o meno quello che dovevamo dire su... Ah no, un'altra cosa che possiamo dire sulla tangente, prima di parlare della funzione inversa, è fare il nostro minimo specchietto, cioè qua ci metto il valore di x, 0, y sesti, y quarti, y terzi, y mezzi, e poi ci metti il valore della tangente. Allora, la tangente a 0 vale 0. A y sesti, 30 gradi, il seno vale 1 mezzo, il coseno vale radical 3 mezzi, vado a fare il rapporto, viene 1 su radical 3, razionalizzando viene radical 3 su 3. Invece a pi greco quarti, cioè a 45 gradi, il seno e il coseno valgono entrambi radical 2 su 2, se vi ricordate, faccio il rapporto e viene 1. A pi greco terzi, cioè a 60 gradi, il seno e il coseno si sono scambiati rispetto a 30 gradi, quindi ho radical 3 mezzi, 1 mezzo, vado a fare il rapporto e viene radical 3 stavolta. Vedete, sono tutti numeri, diciamo, che crescono. Qui invece a pi greco mezzi non esiste, non esiste, perché dovrei fare il rapporto 1 su 0 per 0. Quindi vedete, questi valori stanno crescendo, se mi avvicino a pi greco mezzi da sinistra andranno, i valori andranno all'infinito, quindi i valori sono 0 radical 3 su 3, 1 radical 3, questi sono i valori più comuni. Adesso ho il problema di invertire questa funzione. Allora, questa funzione non è invertibile. Per quale motivo non è invertibile? Abbiamo detto, vedremo poi, che insomma, quando una funzione non è né crescente né decrescente, la funzione non è invertibile, no? Se una funzione prima sale e poi scende, non è. Questa no, non essendo, non è invertibile. Per poterla invertire mi devo limitare. Quindi non posso considerare la funzione su tutto il dominio, ma soltanto su un sottoinsieme. Dove la vado a considerare? In genere la regola è quella di partire dall'origine e allargarsi fino a che è possibile avere l'immensa. Qua fino a che è possibile avere l'immensa? Sicuramente nell'intervallo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi, perché in questo intervallo la funzione sì è crescente. Quindi se io adesso considero, cancello questi pezzi, quindi considero la funzione, diciamo, se prendo f di x uguale tangente x, ma solo per x compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, questa funzione qui è invertibile. Questa è invertibile. Non solo è invertibile, ma come funzione questa qui ovviamente non può essere definita su tutto R, ma in compenso è suggettiva, cioè se andate a vedere qualunque valore dell'asse Y viene colpito, qualunque valore dell'asse Y viene colpito,
Quindi che vuol dire? Che la funzione immersa f a meno 1 si riferisce a questa f, e questa è invertibile, quella no, è la funzione arco tangente di x. Allora, qual è il grafico della funzione arco tangente di x? Siccome noi innanzitutto scambiamo dominio con un codominio, che mi succede? Mi succede che la mia funzione sarà definita stavolta su tutto R, qua ho x che varia su tutto R, mentre la y, cioè la f di x, punto qui a coordinate x, arco tangente di x. I valori dell'arco tangente saranno compresi tra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. Questo perché, se vi ricordate anche graficamente, la regola per fare il grafico della funzione immersa era prendere questo grafico e girarlo così. Allora, se lo girate nel modo in cui vi ho detto, cioè sostanzialmente dovete fare la simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante, questa è la bisettrice del primo e terzo quadrante, se fate, specchiate questo grafico rispetto a questa retta, vi viene un grafico che assomiglia a questo. Allora, questo qua è la funzione f di x, diciamo la funzione g di x uguale a arco tangente, che è l'immersa di quella precedente, cioè della tangente rispetto all'intervallo meno pi greco mezzo. Potete notare che la funzione di partenza, cioè la funzione tangente, era crescente nell'intervallo meno pi greco mezzo. La funzione arco tangente invece pure. Cioè vedremo che questo sarà una regola, poi lo dimostreremo, cioè l'immersa di una funzione crescente è crescente pure lei. L'immersa di una funzione decrescente è decrescente pure lei. Questa è pure facile da dimostrare. Ok? Che cosa succedeva? Noi sapevamo che la nostra funzione tangente aveva un grafico che si avvicinava a queste due rette verticali. Cioè, diremo poi che il grafico della tangente nella retta verticale x uguale meno pi greco mezzo, nella retta verticale x uguale pi greco mezzo, conosce due asintoti verticali. Ecco, la funzione immersa, quelli che erano asintoti verticali per la funzione diretta, diventano asintoti orizzontali per la funzione immersa. Cioè, la funzione arco tangente, possiamo scrivere che il limite per x che tende a meno infinito dell'arco tangente di x è uguale a pi greco mezzo, a meno pi greco mezzo, più, possiamo scrivere che il limite per x che tende a più infinito della funzione arco tangente è uguale a pi greco mezzo meno. Che significa? Significa che quando io mando x da questa parte, il valore dell'arco tangente scende e si avvicina a meno pi greco mezzi, però si avvicina a meno pi greco mezzi mantenendosi più. Che cosa vuol dire? Che, diciamo, questo limite viene raggiunto muovendosi a destra di meno pi greco mezzi, cioè il valore dell'arco tangente in ogni caso si mantiene sempre più grande di meno pi greco mezzi. Allo stesso modo, quando andiamo dall'altra parte x diventa molto grande, i valori dell'arco tangente si avvicineranno a pi greco mezzi, però stavolta si avvicinano a pi greco mezzi da sinistra, cioè mantenendosi più piccoli di pi greco mezzi. Ok? O
la funzione cotangente è una funzione che invece in matematica praticamente non ha quasi alcun uso. E qua motivo. E chi è la cotangente? Non è altro che il reciproco della tangente, cioè coseno x su seno x. Allora, quando vado a fare il grafico della cotangente, anche questa ovviamente è una funzione periodica di periodo pi greco, perché è il reciproco di quella di prima, quindi pure lei è di periodo pi greco, però stavolta l'intervallo di riferimento, gli altri intervalli non li disegno, diciamo, il grafico degli altri intervalli non lo disegno, disegno soltanto il grafico tra 0 e pi greco. Il grafico tra 0 e pi greco della cotangente fa così. Quindi, come vedete, stavolta la funzione scende sempre tra 0 e pi greco. Facciamo un po' come. Scende sempre. Oh, perché io ho scelto questo intervallo? Perché, diciamo, se noi andiamo a prendere chiamiamo phi di x uguale alla cotangente di x per x compreso tra 0 e pi greco, io uso la notazione inglese, in italiano si scrive cotg. In inglese si chiama cota. Allora, se vado a fare il grafico di qui a meno 1, cioè dell'arco cotangente, come sarà fatto il grafico dell'arco cotangente? Sarà fatto così. Sarà fatto così. Questo è il grafico di questa funzione qua. Allora, qua capite benissimo perché non si usa l'arco cotangente. Già la cotangente non si usa, perché se devo usare la cotangente basta scrivere 1 fratto la tangente e non devo usare un altro segno. Se invece devo usare l'arco cotangente, altro non è che pi greco mezzi meno la tangente. Allora vedete che quando questa vale 0, questa vale pi greco mezzi. Quando questa tende a meno pi greco mezzi, questa tende a più pi greco. La somma si mantiene costante e vale sempre pi greco mezzi. Quando questa vale pi greco, diciamo, qua siamo a 1, questa vale pi greco quarti, tutte e due, la somma fa sempre pi greco mezzo. Poi questa va a 0, insomma una sale e l'altra c'è. La somma si mantiene costante. Quindi è ovvio che non useremo mai l'arco cotangente, perché dovessimo mai usare l'arco tangente, scriviamo pi greco mezzo meno l'arco tangente, meno l'arco tangente. A cotan uguale pi greco mezzi meno a tan. Quindi l'arco tangente più l'arco cotangente, la somma fa pi greco mezzi. Ovviamente la somma fa pi greco mezzi perché abbiamo scelto di invertire l'arco cotangente qui. Se avessimo scelto di invertire l'arco cotangente qui, beh, i valori dell'arco cotangente si sarebbero abbassati di pi greco, perché questi valori dell'arco cotangente qua vanno da 0
a pi greco, in quell'altro caso andiamo da meno pi greco a 0, e in quel caso la somma avrebbe fatto meno pi greco mezzi. Però storicamente l'arco tangente è definita così, no? E vi ricordate anche quando dovevamo invertire il coseno. Il coseno è invertibile tra 0 e pi greco, o è invertibile tra meno pi greco e 0. Si prende sempre l'intervallo positivo. E quindi, se vi ricordate, arco seno più arco coseno, la somma faceva pi greco mezzi, anche l'arco tangente più l'arco cotangente, la somma fa pi greco. Ok? Quindi è una funzione che si usa ben poco. E con ciò abbiamo completato, stavolta l'abbiamo fatta un po' più nel dettaglio, l'altra volta l'abbiamo fatto un pochino più, però diciamo anche questa volta abbiamo detto ancora alcune cose su seno e coseno, quindi diciamo che i grafici elementari di seno, coseno, tangente, arcoseno, arcoseno, arcotangente li abbiamo ripassati. Le cose basilari ve le ho fatte vedere, quindi mo le dovete sapere. Molte di queste cose verranno rivisitate quando faremo le derivate, quindi potremo rianalizzare questi grafici. Non è che ci mettiamo a fare di nuovo da capo tutti i grafici elementari, però possiamo sicuramente andare a rileggere questi grafici alla luce delle informazioni che poi sapremo. Però i grafici non è che cambieranno, saranno sempre quelli. Quindi, volendo sintetizzare, finora abbiamo ripassato i grafici di qualche potenza e della loro invenzione. Poi abbiamo ripassato il grafico della funzione esponenziale della funzione logaritmo. Poi abbiamo ripassato il grafico delle funzioni trigonometriche dirette, cioè seno, coseno, tangente, e delle loro funzioni immerse, dove è possibile invertirle, arcoseno, arcoseno e arco tangente. Come vedete, l'arco cotangente non la nomino proprio. Ok? Vediamo se è ora. Vabbè, possiamo fare pausa.